piogge te cadere infine a spiocche spiocche ricerasero. Crescherà l'aria tutto il giardino a durava de rosa cento passi. Era de maggio, io non me ne scordo. Sono Michele Angelillo. Sono nato a Casamarciano, provincia di Napoli. Ho 84 anni, ma quando sono venuto a Gorizia ne avevo 26. Ma già a scuola elementare mi piaceva dipingere, faceva su le matite colorate qualche disegno e insomma aveva il voto migliore di tutto, era il disegno. È stato che nel 1957, appena arrivato a Gorizia, nelle ore libere, non avendo cosa fare, mi è cominciato a fare qualche cosa pitturato sui cartoni, sulle carte, per perdere il tempo in casa, perché io non uscivo. Facevo casa e lavoro, casa e lavoro. Io ho usato la tecnica come ancora adesso, olio e tela, dopo ho incominciato a vedere che le cose andavano bene e mi sono messo a pitturare. Passa il tempo, lo mondo s'avvota, ma l'amore vero non vota vighe. De bellezza, sono tubetti di colore marca tedesca e italiana, quindi più di tanto non mi sono spostato da quello. E ho deciso di presentare le prime mostre collettive alla Stella Mattutina, era quella volta, adesso non si usa più là. Poi alla Regione, due o tre volte alla Regione, una volta a Ronchi e poi a Trieste ho presentato queste collettive e non mi ricordo ancora altro, ma mi pare che queste sono state le mostre più che mi ricordo. Poi quelle personale l'ho cominciato a presentare alla biblioteca comunale a Gorizia e un'altra al caffè ICI verso il ponte Peuma, la terza sarà qua. Te cadere infine a spiocche spiocche ricerasero. Crescherà l'aria tutto il giardino a durava de rosa cento passi. Era de maggio, io non me ne scordo, una canzone cantava a due voci. Io volevo già continuamente lo dico, che non mi serve la critica del critico, perché non mi piace. A me mi piace che il popolo piccolo, cioè il pubblico, mi deve capire, non il critico. Il critico può girare come vuole la parola, le cose li trasforma, li fa, ma il popolo no. Il critico è migliore, è il pubblico.